Natale Maggiore c'è un volito, il quadro centrale è questo quadro, è questa zona. E io moltissimi anni fa, quando ero più giovanotto, in pedante, ad aula, la dottoressa Cigana Gambani, studiosa di storia dell'arte, eccetera, eccetera, e venne ad aula. E io l'accompagnai in un giro, e noi quando arrivavamo davanti a questo quadro, che sembrava allora sempre la chiesa dei Cappuccini, ma adesso da parte, bucherellato, io ricordo che si è fermato su 4 ore e 29 minuti e alla fine mi ha detto questo è un quadro, tiene 500, primissimo del 600. Avevo ragione, no perché non dico io, perché non ero studioso, no? A me fu facile dire che realmente il marchese di Aula del Tempo, una donna anche lui, sposato con una colonna di Roma, voi sapete che a Roma c'è la famosa famiglia Colonna, c'è anche oggi Piazza Colonna con la colonna che c'è, ma c'è vicino la galleria Colonna, un grande palazzo, c'era pure una galleria all'interno, c'era questa famiglia, una componente di questa famiglia sposa il marchese di Aulet, molto probabilmente la committenza del quadro è stata data a questo pittore, Francesco del Castello, pittore che noi troviamo per anche a Roma e nei dintorni, che è un pittore manierista di origine fiamminga, che probabilmente i Colonna hanno utilizzato e hanno fatto questo quadro. Del resto, nel periodo di cui stiamo parlando, il periodo del posto Concilio di Trento, Concilio di Trento come sapete finisce nel 1563, e questa grande ripresa che c'è della Chiesa Cattolica, che nella scuola ci hanno detto sempre, che nell'epoca della chiusura intellettuale, eccetera, 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 e questa grande ripresa che c'è in un'epoca, i frati cappuccini e i francescani in genere danno una grande evidenza a due culti fondamentali, che sono il culto dell'Immacolato e il culto della Croce. Infatti questo quadro, ripeto, lo possiamo riportare all'ambiente romano preciso, e il marchese di Aulo, quando vengono questi cappuccini, da molto ovviamente il terreno, la chiesa che nemmeno al momento del terremoto c'è, anzi sarà un punto di riferimento delle suore. Cada Valentino ci sono le suore, ora ne parliamo subito, sempre vi prego, quando staccate me lo potete dire, tanto io non assegno nessuna cosa ufficiale a questa mia vita, per me è una chiacchieratina con amici per dare qualche notizia nell'altro. Grazie. Allora quindi dicevo, quindi c'è la chiesa dei padri Cappuccini. Padre Cappuccini, quindi il culto importante è della Croce, sono vivono di contributi della gente, di contributi del Signore di Aula, perché noi sappiamo spesso che ogni anno assegnano 20, 11, a seconda, eccetera, c'è anche l'università, c'è il comune a volte interviene per dei lavoretti che devono fare i frati, è un centro di spiritualità ed è anche un centro culturale, anche se non è di grande cultura, perché penso sappiate che il fondo originale della nostra biblioteca, che andrebbe trattato bene, andrebbe valorizzato, eccetera, il fondo originario è il fondo dei padri Cappuccini. Cioè significa che i padri Cappuccini di Aulo, dopo il terremoto e gli Aulantini, avevano quasi certamente una biblioteca. Questa biblioteca è il fondo, ripeto, della nostra biblioteca comunale e il fondo dei padri Cappuccini, dove ci sono circa, non ricordo male, sono 800-900 libri, che io pensavo di...